Da quanto tempo ci conosciamo? Vabbè, e te da 40 anni, credo, ormai. Buoni. Ci siamo differenziati, sì, forse da quello che volevamo, pensavo di essere, insieme agli altri. Io per esempio sono tendenzialmente molto ironico su me stesso, alle volte forse anche addirittura sarcastico, perché per esempio in alcuni video miei sono presente io, sono io che formo. Io invece cerco sempre fuori, gioco molto, l'ironia mia, l'ironia che uso io è sempre un'ironia anche sulla, verso la società, di cui ne faccio parte, quindi conseguenzialmente se ci fosse dentro. Perché io ho trovato in te, per quanto riguarda uno dei punti forti, l'onestà intellettuale rispetto a tante altre persone che ho avuto il piacere di conoscere e vedere. C'è una differenza tra noi e, diciamo, e tutti quelli che eravamo una volta, che c'è una coerenza che io ho letto sempre in te e che dire, ho condiviso anche poi nelle scelte che abbiamo fatto, perché insomma, è anche semplice lavorare insieme alla fine. Anche se abbiamo cominciato giocando. Anche lì facevamo l'allestimento con il simulando il mare. Il primo lavoro video l'abbiamo fatto giocando. Sì, sì. Era un concorso, però era. Era un gioco che facevamo in tre con le telecamere. Fu letteralmente un gioco. Quindi ognuno è aperto all'alto senza remore, perché mentre abbiamo remore verso l'esterno rispetto insomma, a quello che è diventato oggi la società, noi comunque ci siamo preservati uno spazio nostro. E poi ci siamo trovati insieme a farlo, è ancora più bello, perché alla fine la condivisione significa anche dare reciprocamente qualcosa uno all'altro. Diciamo, dopo tutta una serie di esperienze che ci hanno legato, ci siamo arrivati a individuare nei martiri un punto centrale che oramai è diventato quotidiano, cioè i martiri sono all'ordine del giorno, come quelli appunto coinvolti da questi mega esodi che sono assolutamente inarrestabili e su cui ancora adesso non viene detto e non viene fatto realmente Cioè, anche se poi i nostri martiri sono anche, come l'abbiamo sottolineato, sono vittime di conflitti di luoghi comuni. Cioè anche la rappresentazione dell'apologia della violenza che oggi è esemplificata dai mezzi di comunicazione in maniera quasi quasi da cartone animato. Oggi la violenza è vista dalle nuove generazioni come qualcosa che fa parte del quotidiano e soprattutto diventa spesso i mezzi di comunicazione, spesso i film, i videogiochi, sono proprio basati sulla violenza, sul generare violenza. E questa violenza serve anche a terrorizzarci, quindi non basta il terrorismo, ma anche la violenza che ci facciamo all'interno della società stessa. I martiri siamo anche noi e le generazioni che vengono, che si stanno automartirizzando fondamentalmente. Sì. Cioè è quasi un suicidio, quasi un'implosione. Si pensava che la società fosse, un villaggio globale fosse qualcosa di perfetto, di meraviglioso, ma insomma non si è rivelato assolutamente così, è solo una società dello spettacolo, giusto per parafrasare il Gene Forte. Per me l'arte contemporanea è arte d'assemblaggio, noi assembliamo quello che è il costrutto di un'esperienza culturale, quella dell'arte contemporanea. A prescindere le tecniche in sé, appunto, può essere la pittura, la scultura, cioè il video anche. O il video che sia. Comunque, a prescindere dalle arti tradizionali, il video diventa un modo di poter esprimere le proprie conoscenze artistiche, nel caso mio, le proprie conoscenze culturali e esperienziali, con un mezzo che ti permette di assemblarle tutte insieme. L'installazione poi è un'altra cosa, l'installazione è un momento in cui si decide su un progetto di fare quell'installazione con quei contenuti, che concettualmente ha un significato nel momento in cui e nel posto dove la si fa.
E poi c'è anche da dire che il momento performante è molto più forte, molto più aggressivo e molto più coinvolgente, coinvolgente del quadro stesso. Il quadro stesso ti coinvolge nel tempo, ti può coinvolgere sempre emotivamente. La performance invece o l'installazione è qualcosa che ti sbatte in faccia in quel momento, quel bisogno, ecco, perché poi si parla di bisogno, noi assemblemo bisogni, desideri, bisogni, perché spesso l'arte contemporanea appunto viene paragonata un po' a uno strumento di sintesi, ma più che una sintesi è un momento in cui si va a incidere su uno stato d'animo, in maniera non solo percettiva, ma in maniera mediatica, perché alla fine comunque l'artista è un medium in quel momento, comunque lui decide il messaggio.